Dilemmi e grandi problemi risolvibili in tipo 5 minuti se ci si pensava, o semplicemente con una buona sceneggiatura. Ma non importa, il cinema è bello anche per questo. Ridiamoci su. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 problemi senza senso facilmente risolvibili nei film. Alla numero 10, a usare la giratempo per girare tutto il tempo in Harry Potter. Dal terzo film, e io mi aspetto che c'è qualcosa che va storto? No! Trottolina del tempo, via. Voglio salvare Cedric, trottolina. Salvare Sirius, trottolina. Magari anche con un pochino di pazienza in più, salvare i miei genitori e via 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 via. Trottolina, anche perché la giratempo di Hermione riavvolge in ore. Ma al ministero, signori, nei libri c'è scritto che ne hanno di potenti che riavvolgono anni. Eh sì, la Rowling l'ha proprio scritto, finendo in quel piccolo inghippo di paradossi temporali che, se non spieghi per bene il perché una cosa simile non possa essere replicata, tutto diventa una minchiata. La risposta fu nel suo sito tipo: perché certi eventi più importanti, se influenzi il continuum spazio-temporale, no, si dice sempre così, è un casino. Ha detto così, proprio, è un casino. Perché la trottolina ovviamente è in grado di dare una scala di importanza agli eventi, ma... Good luck. Alla numero 9, usare quel benedetto libro magari nella Bella e la Bestia. Ed ecco qui una delle aggiunte alla storia, di quelle proprio che pensi, no, ci hanno riflettuto tanto a lungo, un libro del teletrasporto. Ci hanno aggiunto nel film, il cui utilizzo all'inizio la bestia permette a Bella, e visto che tu puoi desiderare di andare ovunque con lui, lei pensa alla casa dei genitori e finisce là, un flashback, tutto quanto, ok, la trama va avanti, bene, tutto ok. Poi quando capiamo che lei è prigioniera della bestia, che comunque, ripeto, le ha appena dato un libro del teletrasporto, io desidero di andare in Messico. Io, vieni a prendere là, fottutissimo bestione pervertito, non ci vuole tanto. Ma come è normale che sia, se aggiunge alla tua storia un elemento così senza senso che, se la protagonista avesse avuto un cervello, il film sarebbe finito dopo la prima scena. Book that truly allows you to escape. E alla numero 8, la lancia di criptonite magari dalla qualcun altro in Batman vs Superman. So che è stupido in effetti stare a fare i puntigliosi su un film scritto da un Homo habilis e diretto da un Cro-Magnon, ma mi aspetto che almeno nei confronti del tuo protagonista un minimo di attenzione, dico io. Allora, mi pare, credo, ma non sono troppo sicuro, che Superman sia, tipo allergico alla criptonite? Non so dove l'ho sentito, ma penso sia così. Gli viene il raffreddorino se la tocca, quindi alla fine del film, quando devono smezzare Doomsday, perché chi porta l'attacco con la lancia fatta di criptonite è quello allergico alla criptonite? Con Diana che sta lì a fare l'Amazon e tutta, ya, ya, ya! Ma ya, ya, ya! Che? Ma pigliala tu la lancia, no? O inventati altro, non lo so, ma non farla tenere a Clark, che così vivrebbe, e Justice League dopo sarebbe stato molto più corto. E alla numero 7, una sicurezza efficiente in Face Off. Ma anzi, efficiente, sarebbe bastata semplicemente una sicurezza che fosse lì. Sapete, no? Come inizia Face Off, con lo scambio di volti tra Travolta e Nicky Cage. In pratica Castor Troy, che sarebbe Cage, si piglia la faccia di Travolta, quindi diventa Travolta barra Archer, ma rimane Castor Troy perché in realtà Cage soltanto la faccia di Travolta, il quale però ora è comunque il buono, anche se Travolta è Cage. Quello, il tutto perché così Archer si possa infiltrare tra i terroristi di Troy e sventare un attentato. Ok, il bello è che dopo tutto questo complesso processo, mentre Troy è in coma a tenere viva la faccia vera di Archer, l'FBI lo lascia da solo. Ma proprio non c'è nessuno. Un terrorista pluriomicida, in grado di svegliarsi in qualunque momento, cosa che di fatto succede, si alza e scappa. Deve essere per forza l'inizio più stupido di sempre. Oh, I hope you don't mind. I partook in your groovy painkiller. E alla numero 6. Chi l'avrebbe pensata, quella maledizione nella mummia? Io, se fossi nel faraone Seti, lo scrittore di maledizioni di corte, lo licenzierei sinceramente in tronco, perché mi sembra un pochino una perculata questa. Imhotep, dopo l'offesa al sovrano, è infatti maledetto e condannato a soffrire grandemente per l'eternità. Primo passo, amputazione della lingua. Poi, sepoltura da vivo mentre gli scarabei se lo mangiano, mio Dio, e infine, da quel momento, ogni
qualvolta qualcuno leggerà il suo nome nel libro dei morti, lui potrà tornare nel mondo dei vivi come una specie di forza micidiale assassina? Perché doveva essere maledetto Imhotep? Non gli dovevamo dare i superpoteri? Bastava solo fermarsi alla parte degli scarabei. Fatto. The Magi would never allow him to be released. E alla numero 5, mirare alla testa in Avengers Infinity War. O mirare, non saprei, a qualunque altra cosa, ma non lì. Non accettarlo a centropetto. Sarebbe stato più efficace mettergli un dito in un occhio, penso. Si sarebbe distratto di più. Ciccio Thor si è fatto perdonare nel seguito, ma antribolato non c'è male per la sua sminchiata, eh? Tu hai Thanos a portata di tiro con il guanto e il braccio steso con su scritto in pratica mirare qui grazie per far finire il film, lo trafiggi al petto, facendoci anche il fico poi, guardandolo male, e dopo non lamentarti allora se quello lì in pratica ti fa: devi mirare alle palle, coglione, ma chi te l'ha scritta la sceneggiatura? E ha ragione, poteva mirare a quelle o al braccio, alla testa, a tutto, ma Thor è Thor, quindi. E alla numero 4, in X-Men Giorni di un Futuro Passato, forse sarebbe stato meglio portarsi dietro Quicksilver, sempre. Perché è un fico, non perché serva la trama, ovviamente, cioè, anche a quello, veramente, ma di sicuro avrebbe reso tutto il resto del film, in cui non appare, degno di essere guardato, a differenza di quello che in effetti è nella realtà, il Nesquiccone nazionale, che prima lo usano in una sequenza formidabile per liberare Magneto, e poi tanti saluti, sì, noi andiamo a salvare il mondo del futuro qui, che ciao! Ci si vede. Buon divertimento. Sapete, in realtà penso sarebbe molto più facile se io venissi con voi a Parigi, magari impedendo a Mistica di fare casino con la mia ipervelocità e salvando tutti quanti. Ma no, non penso che lo farò. No, ho la carbonara pronta sul piatto e mi si fredda. Ah, non ti preoccupare, amico. Meglio quella che il futuro, eh? Eh sì, l'hai detto, fratello. È andata così, immagino. E alla numero 3, la tecnica dell'ariete iperspaziale negli Star Wars. Ora, l'unica scena bella dell'episodio 8, quantomeno dal punto di vista visivo, quando Laura Dern passa dal fare l'archeologa a fare la kamikaze giapponese, restando a bordo dell'incrociatore ribelle e lanciandosi a velocità luce, giustamente direi, è proprio una pensata eroicamente geniale, contro l'ammiraglia del primo ordine, affettandola come se fosse burro spaziale. Bello, perché non farlo più spesso? Come sembra ovvio, qualunque oggetto lanciato a velocità luce su altri oggetti non muniti di scudi, che comunque dubito resisterebbero all'impatto, come la morte nera per esempio, disintegrerebbero quell'oggetto. E non serve nemmeno qualcuno che lo guidi, non siamo dei pazzi suicidi. Ci metti il pilota automatico, ci metti un droide, che ne so, lanci 17 incrociatori sulla morte nera nel 4, fine. Non puoi uscirtene con queste idee all'8. Cioè, è bella, ma non ha senso. Arrivati a quel punto, è la numero 2. Ci voleva un minutino per pensarci, ed era fatta in Titanic. Ora, non sarò il primo nell'ultimo a dirlo, ma l'ho perculati così tante volte i due protagonisti di uno dei miei film preferiti, poi, che mi sembra anche giusto dare spiegazione. Sì, signori, ci si entrava e come in due. C'è spazio, è difficile da ammettere, è difficile anche da bilanciare, ma si poteva fare, come hanno anche dimostrato i Mythbusters. Magari ci mettevano un pochino, ma con un po' di movimento, tra l'altro, ci si riscaldava anche mettendo un giubbotto salvagente sotto il legno, quello avrebbe galleggiato alla perfezione, reggendo Jack e Rose. Ma visto che Jack voleva fare il fenomeno romantico, ci regala invece il finale versione Shakespeare e non quello versione Bob l'aggiusta tutto, e ci sta, direi, alla fine. E alla numero 1, non fare assolutamente nulla in Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta. Marianne, don't look at it. Shut your eyes, Marianne, don't look at it, no matter what happens. Indiana Jones è il più grande eroe della storia del cinema, che se se ne stava a casa a non fare nulla, era uguale. L'apporto di Indy è più che altro comico alla fine, la sua storia sì è bella e diverte vedere qualcuno che picchi un nazista, ma un po' come nel terzo capitolo della saga, a partire dai Predatori, l'unica utilità di Indiana e compagnia è che non c'è utilità, al massimo li rallentano i nazisti, ma quelli alla fine mettono sempre e comunque le loro zampacce su ciò che volevano trovare, legano, fanno prigionieri lui, Marion, poi nel 3 Sala, Marcus e Paparino, insomma vincono i cattivi a tutti gli effetti, che poi prontamente procedono a autodistruggersi con le proprie mani. Tra gente che esplode, gente che viene maciullata dallo Spirito Santo e così via, Indiana Jones fa lo spettatore. È così. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre cinematografiche top 10 e iscrivetevi a Watchmen Italia. Ci vediamo domani per un'altra top e buon fine settimana.